Oggi con le nostre telecamere siamo a Deruta, al liceo artistico, dove da qualche tempo una stampante 3D viene utilizzata per stampare appunto le opere in ceramica. Vedo pronta Valeria Radiconcini che ci racconta tutto in diretta. Buongiorno Valeria. Sì, buongiorno Alessandro. Come dicevi tu, ci troviamo al liceo artistico Magnini qui a Deruta e ci siamo perché qui c'è una stampante speciale che consente anche di creare oggetti con la ceramica. Noi oggi siamo qui con il vicepreside Massimo Boco, mentre abbiamo la stampante direttamente in funzione, mentre siamo qui in diretta. E al vicepreside chiediamo come si integra a livello didattico la lavorazione tradizionale della ceramica con questa che è una tecnologia modernissima. Sì. Buongiorno, come vedete attualmente la stampante sta realizzando una bottiglia con un filamento in plastica. Questa bottiglia, che è un prototipo, servirà poi per andare a realizzare uno stampo in gesso dove attraverso il collaggio di argilla si andrà a realizzare il prodotto ceramico finito. Ma la stampante 3D ovviamente può fare anche altri lavori, indipendentemente dal filo in ceramica, possiamo realizzarli direttamente in ceramica. Per esempio, questo è un oggetto realizzato direttamente dalla stampante 3D. È un oggetto, è un vaso in porcellana, come vedete abbastanza rifinito, cosa che è impossibile realizzare con il metodo tradizionale. Chiaramente per realizzare questo tipo di oggetti serve un pezzo speciale della stampante e credo che sia proprio questo. Esatto, questo è l'estrusore all'interno del quale viene inserito in questo caso il caolino per realizzare l'oggetto in porcellana, oppure può essere inserito qualsiasi altro elemento Qualsiasi altra materia. filoso. Questo è collegato a un compressore e viene collegato alla stampante 3D che realizza altri prodotti. Per esempio, come vedete, può essere realizzato questo qui, possono essere realizzati tantissimi altri prodotti che vengono progettati al computer. Benissimo, infatti noi adesso andiamo proprio a vedere qualcuno che sta lavorando al computer. Di che cosa ci stiamo occupando qua? Qui ci stiamo occupando della progettazione dell'oggetto in 3D e appunto lavorando attraverso il programma AutoCAD e successivamente viene trasformato, come possiamo vedere qui, in un altro programma che può leggere la stampante 3D e possiamo vedere i diversi passaggi che la stampante 3D fa sull'oggetto. Ecco qua. Chiaramente tutto parte da una fase di progettazione, potremmo dirla tradizionale, a mano. Sì, certamente, si parte da una fase di progettazione su carta, diversi bozzetti su cui ci lavoriamo fino ad arrivare ad un oggetto finito che poi viene realizzato attraverso il digitale. Benissimo, e adesso, dopo aver visto come si lavora in modo nuovo, andiamo a vedere una lavorazione di tipo tradizionale. Abbiamo infatti qua uno degli studenti, una studentessa, e cosa stai realizzando? Sto realizzando un vaso su questo strumento chiamato tornio, che è sempre stato utilizzato nei secoli e nella storia della ceramica derutese. Voi imparate questo tipo di tecnica normalmente in questo liceo? È sicuramente una di quelle che si userà per cercare lavoro anche oggi. Beh, se magari sei fortunato e comunque se lavori con il cuore e ti ci metti l'impegno, potresti sicuramente realizzarti in questa specializzazione, diciamo. E in questo momento specifico a che cosa stiamo lavorando? A un vaso che ho preso spunto, cioè, L'ispirazione qual è stata? dal vaso di Pandora. Perfetto, noi da Deruta abbiamo concluso, ritorneremo a parlare di ceramica, di stampante 3D, di innovazione a scuola nella diretta che ci sarà oggi nel TG delle 14, la linea allo studio.
I nostri collegamenti in diretta in giro per le scuole dell'Umbria ci portano oggi a Deruta, al liceo artistico Magnini, dove c'è un indirizzo grafico che propone un programma davvero molto ricco e dove la ceramica si lavora anche con una stampante in 3D. Allora andiamo subito da Valeria Radiconcini, che vedo collegata a te, Valeria. Sì, noi siamo al liceo artistico Magnini di Deruta, qui dove una stampante 3D può lavorare anche la ceramica, la vediamo in funzione proprio in questo momento, ma qui siamo anche nel laboratorio in cui vengono realizzati gli scatti originali per tutte quelle che sono le campagne pubblicitarie e i lavori dei ragazzi dell'indirizzo grafico. Qui ne vediamo alcuni esempi preparati per l'Expo e qui c'è una studentessa, qui chiediamo, ma allora qui voi lavorate proprio come in un'agenzia pubblicitaria? Sì, attraverso lo studio della committenza del marketing, guardando anche al target e al contesto comunicativo, noi studenti creiamo delle campagne pubblicitarie coinvolgendo anche l'uso dei vari mezzi di comunicazione, quindi la stampa, le affissioni, gli annunci pubblicitari, la radio, la TV, eccetera. Ad esempio adesso abbiamo creato questo annuncio pubblicitario per una rivista, per una pagina di una rivista, e abbiamo inserito all'interno un visual che è appunto, diciamo, l'immagine di sfondo, che in questo caso rappresenta la città di Spoleto, e abbiamo inserito l'immagine fotografata, quindi una bottiglia di birra, il marchio, il logotipo e un breve testo esplicativo. Benissimo, e questo è proprio un esempio di quello che i ragazzi immaginano, ma vediamo ora un contributo in cui si vede proprio come passino dalla progettazione dell'oggetto alla commercializzazione. Vediamo, qui siamo di fronte all'oggetto finito ed ha anche una forma molto particolare. Qual è stata la fonte di ispirazione? Allora, la fonte di ispirazione è stata la lavorazione dello studio della forma della bottiglia, e abbiamo lavorato sull'araldica di Spoleto e abbiamo appunto realizzato questa curvatura che appunto è stata la conclusione della lavorazione. Dopo la realizzazione pratica dell'oggetto siete passati a pensare logo, grafica, pubblicità, in particolare il logo. Da cosa trae ispirazione? Allora, il logo è partito dallo skyline della città di Spoleto. Infatti abbiamo preso la sagoma della città e l'abbiamo ripassata con la penna su Illustrator. È venuto fuori il logo dello skyline della città. Nulla è stato lasciato al caso, il nome, il colore, i caratteri scelti per la scritta sono tutti stati pensati. Sì, allora il font è un carattere medievale e la scritta Spulber deriva dal gergo spuletini e dall'intreccio della parola birra in tedesco. Perfetto, adesso noi siamo con la dirigente scolastica di questo liceo, Isabella Manni. Questo è un liceo che ha una forte coordinazione anche con la scuola media, infatti ci sono stati dei progetti dedicati a Pollock e Burri. Esatto, abbiamo avuto dei progetti in continuità con la scuola secondaria di primo grado, questo perché il liceo artistico chiaramente rivolge la sua attenzione a quella che è l'arte contemporanea e quindi i ragazzi sono stati coinvolti in percorsi di ricerca, di studio e di sperimentazione rispetto a questi nuovi temi, a queste nuove tecniche e questi nuclei che sono tipici della nostra arte contemporanea. Benissimo, noi qui a Deruta abbiamo concluso, ringraziamo l'istituto e vi restituiamo la linea.